Nel periodo invernale sicuramente sono il momento dove andare a mangiare le verdure. Beh, in siciliano questo qui si chiama un piede di verdura, non so il perché, ma andiamo a preparare quest'ottimo broccolo in un modo davvero unico, semplicemente con un broccolo che useremo e andiamo a mettere delle uova. Una ricetta che ha inventato mia moglie, vi farò vedere in un modo semplice come creare un pranzo, una cena in pochi secondi. Benvenuti su Ricette Plate. Allora, cosa prendere qui da questa verdura appena raccolta? Intanto, veramente, guardate quanto è morbida. Allora, possiamo prendere veramente tutto, anche questi qui, non c'è bisogno di andarli a tagliare perché poi ci servirà per friggerli. Quindi, in questo modo, davvero semplice. Allora, questa è una ricetta molto facile da fare a casa e soprattutto è un modo per gustare dell'ottima verdura. E qui non ce n'è soluzione, o così, quindi vedete, li mettiamo tutti qua, gli altri, tutto quello che rimane di questo broccolo, ovviamente non lo togliamo, lo andremo anche a bollire, magari lo useremo per fare poi una minestra, ma questo, la parte principale, sarà la parte per realizzare questa ricetta. Così vedete, questa è la parte, diciamo, in più che è rimasta, abbiamo tolto le foglie, quello che magari vediamo così non va bene, lo togliamo, ma tutti questi altri invece li lasciamo. Prima andiamo a bollire questi, qualche foglia l'ho messa perché a noi piace pure, e questi qua poi alla fine li lasciamo all'interno del nostro brodo che si creerà, perché li potremmo usare tranquillamente per farci una pasta, una pastina. Quindi intanto io vado a bollire la parte principale, va bene così, va bene, questi qua li metto dopo, adesso inseriamo questi nella pentola. Vedete, la pentola bolle, a questo punto mettiamo i nostri broccoli, ecco, proprio lanciati dall'alto, e aggiungiamo un pochino di sale, non tanto, un pochino, giusto un pochino, va bene, così copriamo e aspettiamo un 4-5 minuti. Ragazzi, sono passati 6-7 minuti, adesso vedete già è pronto, e quindi vogliamo vedere se è pronto? Prendiamo qui, vedete, quando quello si va a rompere vuol dire che è pronto, quindi lo passiamo come se fossero spaghetti in questo contenitore, vedete, così, e andremo a mettere qua dentro tutta le altre parti che abbiamo lo stesso preparato, anche perché questo sarà un ottimo brodo per farsi una bella pastina, magari volendo anche in giornata, o perché no anche il giorno dopo. Quindi andiamo a mettere i cosiddetti in siciliano carduna, li mettiamo dentro. Questi devono cucinare 10 minuti, possono rimanere dopo anche all'interno stesso del brodo, e poi possiamo decidere noi cosa farne. Ma questa è la parte che noi adesso dopo continueremo a elaborare. Allora, adesso è arrivata anche l'importante, la più importante persona della mia vita, quindi cosa dice? 3, 4, 5, quante uova facciamo? Per quei brodi ne abbassano 3. Allora, siccome dopo anni di esperienza e di fatiche, siamo sicuri che ne bastano 3 uova super fresche. Tolto. Allora, pizzico di sale, ma può mettere, dottoressa? Allora, mettiamo. No, non devi metterlo. Ah, ora. Questo no? Okay. Prima devi sbattere. Mettiamo meno, sì. Su, è là il sale, più avanti. Più avanti là, là. Dove è bollito? Quindi mi dica, dottore, adesso? No, ma non si sbattono così. Mi faccio vedere lei, dai, vediamo. Adesso lascio in mano, no, no, finalmente. Oh, oh. Non è bravissima. Io sono l'esperta di uova. Poi, signore? Pizzico di sale e in padella andiamo a mettere un filo d'olio che facciamo riscaldare. Metti un po' di formaggio grana, un po' quanto? Quanto ne desideri. Oh, che ti piace più ne metti.
quindi adesso mettiamo l'olio, giusto? Adesso devi friggere l'olio, sì. Allora, accendiamo la fiamma. Allora, adesso è il momento più difficile, quindi vedete i broccoli all'interno, dobbiamo forse invertire i ruoli, troppo cotto era? Mm. È pure meglio, no? L'olio ha bisogno di essere più riscaldato. Un po' più caldo, intanto ne mettiamo un paio, due, tre e aspettiamo che l'olio anche sia più caldo. E questa ricetta lei quando l'ha imparata? Ci racconti? Sono nata imparata. Ragazzi, vi assicuro che se io faccio il cameraman faremo successo. No, grazie a tutti che mi seguite, TVB, grandi. E adesso poi si girano anche? Certo. Okay, quindi stiamo così, ricetta semplice ma deliziosa. Diventa un tappeto di broccoli. Tappeto di broccoli, ma l'olio va troppo forte. Qui la fiamma alta, la fiamma di Ya. Glielo vuole spiegare lei che cosa è? Una studiosa mia moglie, che brava donna. Troppo le cotte, troppo. Quindi frittata non frittata, pastella non pastella, è proprio un'idea di Nayada, libera dai idee di cucina, lei è libera. Ve lo assicuro che è una cosa squisita. Mi fido. Quindi non si spreca neanche l'uovo che si va a mettere direttamente. Non fatelo con le mani. E adesso dovremo vedere come li gira. Allora adesso la nostra executive chef sta girando già i broccoli. Io immagino che se metterete 10.000 like faccio cucinare solo la segreto di chef Nayada. No, ti assicuro che non lo sono. Deve essere dorato. Deve essere dorato. Sembra buono. È buonissimo, non è buono. Però i broccoli vanno cotti di meno, Andrea. Io era per agevolare a lei che ho fatto più cotti. Non funziona. Anche perché era troppo troppo fresco sto broccolo, quindi. È pronto, possiamo toglierlo. Allora spegniamo la fiamma e li passiamo nel piatto. Che è un po' pastella, un po' tempura, un po'. È un po' tutto questo piatto. È creatività libera in cucina. Davvero delizioso questo broccolo, provatelo anche voi, mi raccomando fatemi sapere che ne pensate, se volete postatemi, anche taggatemi nei vostri social. A presto, ricette flash, cucina in un lampo.